perché non possiamo che considerare che errori di progettazione di materiali che sono fatti con prodotti non riciclabili o che la legge considera non riciclabili. Quindi andiamo avanti, ad esempio, per fare un esempio tra milioni che potremmo farne, questo è un prodotto non riciclabile che per legge purtroppo in Italia è consentito, ma che in Germania anche è consentito, ma che in Germania è sottostata a una tassazione 50 volte superiore a quella italiana. Quindi non ci sono questi prodotti in Germania come invece ci sono in Italia. Queste che vedete, se voi penso l'avete riconosciute, sono capsule del caffè usa e getta, in particolare della Lavazza, ma ci sono anche tanti altri aziende che lo fanno. La Lavazza è la più grande. Noi non avevamo considerato questo problema, ma andando a aprire i sacchi, vedendo quanto ce ne sono, abbiamo riflettuto sulla gravità di questo problema. Solo a Cavallo sono 9 tonnellate, in Italia sono 12.000 tonnellate. Avanti. Ce ne sono gran quantità dei nostri rifiuti. E voi considerate ogni chilo di capsule, ogni 250 capsule, è uno spreco di 4 litri d'acqua, di 2 kg di petrolio, di 22 kWh. Quindi materie prime, energie preziosissime che sono state utilizzate per fare queste capsule, che poi vanno in discarica e quindi sono in inquinamento. Vanno all'inceneritore e sono un inquinamento ancora più grosso e quindi sono un problema. E invece queste capsule possono essere o riciclate o meglio ancora per consumare il caffè in forma diversa, le capsule, per non fare questo punto. Quindi abbiamo fatto una proposta verso il nostro legislatore, tutti, verso l'Italia, verso il nostro governo, perché aumenti le tasse per chi fa queste cose, quindi che preferisca mettere sul mercato materiali che sono riciclati. Ma abbiamo fatto anche un'altra cosa come comunità, abbiamo scritto una lettera alla Lavazza. Una lettera che poi è stata pubblicata sui giornali, e siccome queste aziende sono molto attente alla loro immagine e investono tanti soldi in pubblicità, appena hanno visto che in media davano attenzione alla nostra lettera di denuncia di questo problema, ci hanno convocato, ci hanno chiamato a Torino nel loro centro di ricerca e lì è nato un gruppo di lavoro con i nostri tecnici e i loro tecnici per affrontare il problema. Non certo perché noi li abbiamo scritto, cambieranno i sistemi produttivi, non ce lo immaginiamo, ma è partito un progetto che partirà dai primi mesi del 2013 da Capanna e speriamo che poi estendersi a livello nazionale, perché con l'impegno di Lavazza di intercettare le vecchie capsule, quindi evitare che vadano in discarica e possano essere citati nei processi successivi del tendato. Ecco, tutto questo, e qui finisco, tutto questo percorso ci ha permesso in questi anni di arrivare appunto dal 20 che partivamo nel 2003 al 80-90% di raccolta differenziale di materiale avviato riciclo. Quindi a smaltimento, quando la tariffa puntuale dal 1 gennaio passerà sul tutto comune, a smaltimento andrà solo il 10%. Ma attenzione, il 10% di un volume complessivo di questi anni di rifiuti è stato ridotto del 30%, quindi una parte che è veramente minima e che appunto noi vogliamo trattare non con le discariche neanche con gli inceneritori, ma con quelle tecnologie alternative che ci permettono di evitare un enorme impatto ambientale. Tutto questo per dire, come dicevo all'inizio, che forse all'interno non ci arriveremo mai a eliminare definitivamente il rifiuto differenziato, ma questo non è importante. L'importante è che questa sia la nostra voglia, che questa sia la nostra utopia per cui ci partiamo ogni giorno e per cui siamo arrivati al 90-95%. Questo è grazie alla nostra cittadinanza che ha capito l'importanza di questi percorsi e che ogni giorno sceglie di modificare i propri comportamenti e di costruire in questo modo una prospettiva migliore per le future generazioni e per tutti noi. Che si chiama Terra, composta da Smorà. Da lui, che magari come sigla finale la possiamo mettere adesso nel nostro incontro, perché adesso volevo chiedere se c'era qualche intervento, so che anche le mamme vulcaniche volevano intervenire, adesso abbiamo la parola. Io volevo anche salutare Luigi Gallo, che insegna a Portici, all'istituto Enrico Est, non so se anche il leader del voleva fare un intervento per salutare i nostri
da amici, oppure anche se i ragazzi, approfittando della possibilità di avere qui con noi queste persone veramente molto influenti e molto importanti. Tra l'altro Alessio è stato ricevuto la settimana scorsa dal ministro Fini, il quale probabilmente si è visto nell'ambiente, probabilmente si è reso conto che esiste una realtà come questa e forse ci ha voluto capire di più adesso, non so se era quello l'intento della convocazione di un assessore di un piccolo paesino del centro Italia al Ministero dell'Ambiente. Credo che sia stata tutta una grande soddisfazione. Ci puoi dire qualcosa di come è andato l'incontro, se ha ricevuto proprio lui o qualcuno che si è legato alla fine della parte? Sì, allora, come dicevo prima, come accennavo prima, il governo nazionale sta facendo per la prima volta in Italia il piano sulla riduzione dei rifiuti. Perché lo sta facendo? Perché l'Unione Europea ha fatto una legge che obbliga tutti gli stati per il 2012, 2013 di adottare piani nazionali per la riduzione dei rifiuti. Questo significa che appunto entro la fine dell'anno prossimo tutti gli stati europei saranno obbligati a fare piani per la riduzione dei rifiuti. Il governo italiano in genere fa sempre ritardo questa questione, questa volta sembra che per la prima volta voglia anticipare l'audito normativo, quindi per dare il piano entro la fine di quest'anno. Quindi dopo aver convocato gli industriali, i commercianti, le categorie, ma anche la nazionale, ci ha fatto piacere l'ANCI, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, hanno potuto convocare anche il Comune di Capanne per ascoltare la nostra esperienza, per avere proposte riguardo. Ci ha fatto molto piacere, vedremo quello che esce da questo piano nazionale e spero che sarà un piano coraggioso, ci speriamo, però ecco, dovremo capire a quanti giorni dura questo governo, se è stato un fatto così o meno. Tra l'altro perfetto, c'è un movimento che ti vuole ministro dell'ambiente al prossimo governo, qualunque sia, ci interessa. Allora, non so se c'era qualche intervento, io voglio innanzitutto lasciare la parola alle nostre amiche delle Mappe Vulcaniche, che quasi il mese scorso mi hanno fatto venire un loro documentario su quella che era stata l'esperienza dalla quale poi erano nate come associazione, che ci permette adesso di ritornare improvvisamente nella realtà dopo aver viaggiato nel sogno e nell'utopia con Alessio, con la quale volevo concludere a meno che non ci siano degli altri interventi, perché adesso ci ha descritto una situazione pazzesca che è quella che abbiamo visto nel suo paese. Poi concludiamo con la situazione pazzesca che abbiamo vissuto qua, che viviamo qua, di cui vogliamo far conoscere anche ai nostri amici che vengono un po' più da lontano. Prima c'era un intervento di nostra. Prego.